Buongiorno a tutti, senza perdere ulteriore tempo lascio la parola al vice governatore Mirko Carloni per un saluto introduttivo di questa straordinaria giornata per le Marche. Grazie a tutti gli intervenuti, è un grande piacere poter essere qui e ringrazio in modo particolare Sua Maestà Al-Mansouri, Sua Eccellenza Sid Mohamed Hedareb, Mr. Rashid Halabar e Sua Eccellenza Buhamir, il Console Generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, il Direttore Generale dell'ICE, Roberto Longo, in collegamento da Roma, il Dottor Maurizio Forte, responsabile del Made in Italy, e il Dottor Marin, che ci ha accolto in questa bellissima struttura questa mattina. È con molto piacere che voglio illustrare rapidamente quelli che sono i temi con i quali la Regione Marche intende presentarsi a questo Expo e ai mercati degli Emirati Arabi, che sono perfettamente in linea con il tema adottato dal Padiglione Italia, la bellezza unisce le persone, dove la bellezza è intesa non solo in senso puramente estetico, ma comprende anche l'insieme dei valori etici, delle competenze e dell'eccellenza del nostro Paese. Proprio in questa occasione della partecipazione della Regione Marche a questo Expo, la Regione si è dotata di un nuovo marchio, Marche Land of Excellence, per esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese eccellenti nei vari settori, del saper fare. Stiamo lavorando ad una forte operazione di branding che possa caratterizzarci in tutto il mondo, associando la nostra regione alla parola eccellenza, che costituisce il nostro comune denominatore e che unisce e contraddistingue tutte le nostre produzioni. Lo facciamo oggi insieme alle nostre eccellenze imprenditoriali che ci hanno aiutato a comporre un'intera settimana dedicata alle Marche. Lo facciamo insieme alla Camera di Commercio Unica delle Marche, ringrazio il Vicepresidente Polacco e tutta la delegazione della Camera di Commercio delle Marche, ma anche insieme al mondo della ricerca, qui è presente le massime autorità della scienza e della ricerca marchigiana, che ringrazio, e insieme al mondo associativo che accompagna i nostri imprenditori e le start-up più innovative con il sistema appunto camerale. In questa giornata abbiamo scelto volontariamente di partecipare all'Expo durante il periodo dedicato all'agricoltura e al cibo, perché vorremmo illustrare anche alcune esperienze che la Regione Marche sta realizzando grazie al coinvolgimento di molti attori, di alcune best practice e che ci collocano in una posizione importante nel panorama nazionale ed europeo. Sui temi della bellezza dei nostri paesaggi e dei nostri antichi borghi, ma soprattutto sul tema del biologico, che sarà uno degli incontri della giornata, e della sicurezza alimentare, così come dell'innovazione e della digitalizzazione, temi al centro delle politiche del nostro governo. Una best practice che oggi vorremmo presentare è appunto quella del distretto biologico delle Marche, che coinvolge tanti soggetti. Abbiamo messo insieme oltre 2.000 imprese, 71.000 ettari di terreno, tutto prodotto in coltivazioni biologiche, e che quando abbiamo pensato a questo distretto, il nostro sogno era proprio quello di poterlo presentare qui oggi all'Expo Dubai, e questo sogno lo stiamo realizzando insieme al Presidente Giovanni Battista Girolomoni, insieme a Fileni e altri imprenditori che ci hanno accompagnato in questo progetto, tantissimi imprenditori. Poi oggi pomeriggio parleremo di tracciabilità e dei nostri imprenditori che sono quelli più innovativi, quelli che hanno saputo fare trasferimento tecnologico. Oltre a questo inaugureremo una mostra qui a fianco dove sono rappresentate molte delle autorità emiratine anche presenti, tra cui Sua Eccellenza Al-Mansouri quando è venuto per l'Endurance nelle Marche. Quindi il desiderio che noi abbiamo dal profondo del cuore è quello di riattivare un'antica amicizia che la Regione Marche ha con gli Emirati Arabi Uniti e poter ripartire per una partnership che vedrà poi oggi anche una firma importante di un documento col quale noi vorremmo davvero poter contribuire a far crescere le nostre imprese in questo mercato e favorire anche uno scambio sulle Marche. Quindi il prossimo intervento del Presidente Acquaroli che introdurrà la nostra regione nelle politiche di internazionalizzazione. Grazie davvero di cuore a tutti i partecipanti e coloro che hanno reso possibile questa iniziativa.
quindi buongiorno anche da parte mia. Il vicepresidente Galloni ha già tracciato la strada di questa giornata, che ripeto, giornata straordinaria per le Marche, che sarà suggellata da un accordo storico. Certamente questo incontro di oggi sarà un incontro all'insegna dell'ottimismo, un sano e giustificato ottimismo che non vi sembri incosciente in un momento come questo, perché le Marche non hanno soltanto bisogno di ripartire, come peraltro il resto d'Italia, il resto d'Europa, il resto del mondo. Le Marche sono ripartite grazie alla infinita sequenza di iniziative, scelte, programmi che il governo regionale, insieme alle associazioni, alle aziende, all'università, alla ricerca, ha messo in piedi e ha messo a punto per uscire dai labirinti apparentemente ingestibili di una crisi di cui nessuno ha capito né l'inizio né la fine. Quindi facciamolo sapere al mondo, noi delle Marche, quello che stiamo facendo, quanto siamo capaci di fare tanto e bene. Qui a Dubai, come diceva il vicepresidente Galloni, 22 aziende ci hanno accompagnato per mostrarsi e mostrare. Forse nessuno mai così, e il brand di cui parlava appunto Galloni, Land of Excellence, è un marchio distintivo di cui ogni azienda marchigiana potrà fregiarsi. Della mostra, mi pare, Galloni ha già parlato in maniera esaustiva, io per stringere i tempi, perché abbiamo molte cose da fare e da dirci, lascerei la parola, se mi danno l'ok per il collegamento, al governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che dovrei vedere collegato in... Eccolo qui. Buongiorno governatore. Buongiorno direttore. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i tuoi compagni di viaggio. Qui siamo tutti in attesa delle tue parole e te la lascio la parola, quindi. Ti ringrazio, inizio con un saluto a tutta la sala, a tutte le autorità presenti in sala, alle autorità emiratine, alle autorità italiane, a tutti gli ospiti, gli imprenditori, a tutta la delegazione marchigiana capitanata dal vicepresidente Galloni. Quella di oggi è una giornata straordinaria, perché introduce una settimana che è la settimana della nostra regione, delle Marche, in un'occasione internazionale assolutamente importante, che, come dice lei, direttore, arriva in un momento anche dove si può iniziare ad essere di nuovo ottimisti. Un ottimismo cauto, ma un ottimismo che si basa su risultati e evidenze anche di natura scientifica che ci fanno pensare che il periodo più brutto è probabilmente lasciato alle spalle. Per la nostra regione è un'opportunità, perché ci riavvicina un po' anche alla nostra storia, al nostro passato. Le Marche e Dubai, le Marche e gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto contatti, relazioni importanti, hanno avuto opportunità già in passato di riconoscerli. E oggi per noi è importante, perché vorremmo riprendere un percorso, che sia un percorso di relazioni culturali, dove le nostre comunità possano tornare a frequentarsi, a relazionarsi, a confrontarsi, e soprattutto anche affinché reciprocamente si possa collaborare a costruire un futuro fatto nella concretezza che ci contraddistingue, di opportunità reciproche, opportunità importanti per noi, per le nostre culture, per le nostre economie, per le nostre società. Ecco, la nostra è una regione assolutamente particolare nel panorama italiano, perché potrebbe essere definita una regione che racchiude in sé un po' tutte le caratteristiche dell'Italia, ma in realtà è una regione che riesce a dare all'Italia un territorio, si caratterizza perché riesce a dare all'Italia non una sintesi dell'Italia, ma una specificità, l'armonia del nostro paesaggio, che ci porta ad avere un territorio che nell'arco di pochi chilometri si passa dalle montagne al mare, per straordinarie colline e valli strette che sono caratterizzate da un clima mite, e che ha favorito la nascita
di borghi nei secoli, di borghi, culture e anche interazioni importanti che sono alla base della nostra capacità manifatturiera, delle nostre eccellenze agroalimentari, delle nostre tradizioni culturali, della nostra capacità, seppure di un piccolo territorio, ma di restare sempre altamente competitivi nei settori che appunto citavo prima. È per noi quindi importante questa vetrina, perché riesce a mettere in condizioni il nostro territorio, le nostre imprese, di poter andare in connessione con tutte le opportunità a livello internazionale. Le Marche rappresentano oggi una sfida per noi, ma credo anche per chi può credere in noi, perché abbiamo un grande margine di crescita. Siamo caratterizzati da un'alta specialità in tanti settori e proprio perché rappresentiamo un ampio margine di crescita, rappresentiamo per tanti che ci conoscono una sorpresa. Ecco che da oggi, da questa occasione, da questa stagione, la nostra regione non sarà più una sorpresa, ma possa diventare, spero che possa diventare, un punto di riferimento. Non vado oltre per lasciare spazio a tutti quelli che sono in presenza e gli interventi che verranno dopo di me, con l'augurio di poterci vedere e riabbracciare presto, vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie governatore. Allora io chiamo qui sul palco accanto a me il console generale Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro. Eccolo qui per un saluto, lascio la parola. Grazie. Un caro saluto e un benvenuto alla delegazione della Regione Marche, in particolare al Presidente Francesco Acquaroli, al Vicepresidente Mirko Carloni e a tutti gli intervenuti. And I would like to welcome and greet all the excellences that honor us with their presence today and all the distinguished guests and speakers. It is a great pleasure for me to attend this seminar dedicated. È un grande piacere parlare della Regione Marche, una delle regioni più ricche dal punto di vista culturale e economico. Quindi la conferenza di oggi è chiamata Marche, regione di lusso e di esperienza culturale. È un grande piacere che sia qui presentato al Padiglione Italia, perché a Expo Dubai le regioni dell'Italia hanno un ruolo centrale, permettono ai visitatori di scoprire la bellezza e la cultura dell'Italia. Per la regione Marche la presenza a Expo Dubai è una grande opportunità per mostrare le sue eccellenze in una regione che è sempre più importante come hub tra il Medio Oriente e l'Africa e l'Europa. È importante centro di internazionalizzazione per le imprese e ci sono molti presenze di turisti venendo dagli Emirati e dagli Emirati Arabi Uniti. Grazie mille per la vostra attenzione, auguro tutto il successo alla Regione Marche nella promozione della loro regione. Grazie mille. Grazie, davvero. Adesso dovremmo avere in collegamento Gino Sabatini, se mi date l'ok, Presidente della Camera di Commercio delle Marche. Lo vedo nel tutto il suo splendore, accanto al governatore e a Raimondo Orsetti. Buongiorno Gino. E allora ti lascio la parola, tu sei uno degli attori protagonisti, quindi ti lascio la parola per raccontarci questa giornata straordinaria anche per voi. Beh, innanzitutto grazie per il tuo intervento e un saluto cordiale a Sua Eccellenza Sultan al-Mansouri, al dottor Hassan al-Salemi e al collega Presidente della Camera di Commercio di Dubai, Sua Eccellenza Ahmad Bouamin. Un sentito grazie va anche alla nostra Regione Marche, in particolare al nostro Presidente Acquaroli, al Vicepresidente Carloni, per aver voluto e sostenuto con grande convinzione la Settimana delle Marche all'interno dell'Expo. Un grazie anche alla Camera di Commercio delle Marche con la sua delegazione e con il capodelegazione, il professor Massimiliano
polacco, e un grazie davvero anche al direttore generale Luongo, alla comunità scientifica delle Marche, ben rappresentata dalle nostre università, tutte le istituzioni e le associazioni di categoria, per aver riempito questa settimana di contenuti e di iniziative di qualità. Lascio per ultimo Roberto Mancini, lui incarna perfettamente le qualità delle Marche, una terra forte, solida, coesa, innovativa e inclusiva, e rappresenta la nostra regione nel mondo, e una persona migliore di lui non potevamo avere. Se l'Italia ha rapporti istituzionali ed economici solidi con gli Emirati Arabi Uniti, è anche merito delle Marche, di quelle solide relazioni che si sono sviluppate dall'inizio degli anni Ottanta. Grazie al settore del mobile e alla capacità che hanno avuto i nostri imprenditori di intercettare gusti e necessità dei clienti di quell'area. Sono convinto che proprio il nostro sistema dei distretti industriali, forte soprattutto di medie e piccole imprese, possa essere un modello capace di dare forza e supporto a un paese che si sta evolvendo con rapidità impressionante e che rappresenta il più grande mercato arabo per i prodotti italiani. Alla vigilia dell'Expo avevo sottolineato che uno dei motivi per cui era importante esserci è perché questa settimana delle Marche a Dubai sarà possibile anche conoscere con maggiori dettagli i piani di sviluppo degli Emirati Arabi Uniti e di altri paesi. Dall'ascolto delle necessità, infatti, nascono nuove opportunità per le nostre aziende. La direzione dei nostri rapporti, anche commerciali, deve essere per forza di cose bilaterale. In questi ultimi anni gli imprenditori marchigiani hanno preso una direzione molto chiara e definitiva. Anche grazie all'apporto delle università e dei centri di competenza, quella della sostenibilità e dell'economia circolare che si incrocia con una digitalizzazione sempre più spinta. Vale per la nostra manifattura e penso in particolare ai distretti della meccanica, che non sono più solo lavorazione dei metalli. Nelle Marche si realizzano macchinari ad altissima tecnologia che finiscono in tutto il mondo. Penso anche ai nostri distretti tradizionali come il mobile, calzatura, pelletteria, penso all'alimentare che ha fatto passi da gigante nell'ambito della sicurezza alimentare, ai distretti del bio, ai distretti che si sono evoluti in direzione del green per diventare, come suggerisce il titolo di questa bellissima conferenza stampa, belli e sostenibili. E questo vale anche per il sistema turistico, che non è più quello di 30 anni fa. Oggi si pensa esclusivamente al comfort del cliente, e alle moderne tecnologie per poter ricevere in modo e offrire quelle risorse importanti che possono dare i nostri operatori del turismo. Il resto, come sapete, lo fanno le nostre meravigliose bellezze storiche e culturali della nostra regione. E proprio sul turismo voglio ringraziare il ministro anche dello sport di Dubai, Saeed Arab, per il supporto che ci sta portando e ci sta dando. Per queste ragioni diventa quasi naturale siglare, come avverrà tra pochi minuti, un accordo. Questo documento non è una formalità, ma la pietra miliare che sancisce una collaborazione orientata allo sviluppo, alla sostenibilità e al business reciprochi. Sono convinto che ci siano grandi opportunità per implementare collaborazioni e accordi a vantaggio delle Marche e degli Emirati Arabi Uniti. Oggi rafforziamo e consolidiamo queste relazioni con l'impegno da parte della Camera di Commercio delle Marche, con la nostra delegazione, con il professor polacco, con il nostro amico Fausto Calabresi, il nostro segretario generale Schiavoni, che sono lì con noi, e cercheremo di sostenere tutte le iniziative che la Regione Marche e i nostri amici emiratini vorranno mettere in campo per far conoscere, far diventare attrattivi tutte quelle filiere economiche che diversificano e ci rendono attivi a livello mondiale e sostenibili come Regione Marche. Grazie. Grazie a Gino Sabatini, che salutiamo. Dovremmo avere collegato Roberto Luongo, se me lo mandate sul display. Eccoci qua, Roberto Luongo, che è il direttore generale di ITA, l'Italian Trade Agency. Le lascio la parola.
non prima di aver, a lei. Non prima di aver appunto ribadito, come diceva Gino Sabatini, che gli accordi formali in realtà sono accordi di sostanza, è uno di quei casi in cui la forma è più che sostanza, quindi accordi formali e accordi di sostanza. Le lascio la parola. Buongiorno, grazie a tutti, grazie al presidente Acquaroli, al vicepresidente Carloni e a tutta la delegazione della Regione Marche che è convenuta oggi a Dubai, a tutte le autorità degli Emirati Arabi per la loro grande sempre disponibilità alla collaborazione economica e commerciale con il nostro paese. Le Marche sono, come già è stato sottolineato, terra di eccellenza, ma di eccellenze soprattutto. Le eccellenze sono tante, sono state citate dall'amico presidente Sabatini, mi fa molto piacere anche vedere alla destra del presidente Acquaroni anche un antico amico che è Raimondo Orsetti. È veramente un grandissimo piacere per me poterlo salutare, seppur qui a distanza. Le Marche si qualificano non solo per quello che noi e voi vedrete successivamente, cioè una terra di eccellenze, non solo turistiche, enogastronomiche, e quindi tutte le opportunità di verificare anche sul campo. So che ieri avete avuto anche l'opportunità di assaggiare, di testare i prodotti delle Marche, ma è una terra di grande innovazione, di grande cultura, di grande capacità tecnologiche, ed è una terra di grande innovazione. Io sono convinto che nella collaborazione fra la Regione Marche e gli Emirati Arabi, che sarà sancita anche in questi accordi che la Regione Marche firmerà in questi giorni a Dubai e ad Abu Dhabi, si avrà la possibilità di cogliere l'importanza di questa collaborazione. Possiamo notare che quello che è stato il programma che è stato messo in campo dalla Regione Marche e fa parte anche di un accordo fra l'Italian Trade Agency e la Regione Marche e il centro delle Camere di Commercio dell'intera Regione Marche. Voglio ringraziare qui non solo sempre il Presidente, ma anche il Vicepresidente Carloni, che ha fortemente voluto questo accordo, ma permettetemi una volta tanto anche di salutare coloro i quali hanno lavorato dietro le quinte, come la dottoressa Bussoletti, Giuseppe Mazzarella e tutti i colleghi dell'ICE che hanno lavorato a questo accordo. So, in platea c'è il dottor Forte, che naturalmente anche per connessioni familiari è molto legato alle Marche, e quindi è molto importante questo, perché prima ci sarà, successivamente ci sarà un incontro sul distretto del biologico delle Marche, e questo si sposa fortemente con la cultura e la tradizione di innovazione, di forte innovazione della regione Marche con gli Emirati Arabi. Ma tantissimi dei settori che fanno parte della collaborazione potenziale fra l'Italia e gli Emirati hanno sede anche nella regione Marche, e quindi ricordiamoci non solo il food che ho citato precedentemente, ma tutti i macchinari, il settore del furniture, tutto il fashion, tutta la parte delle infrastrutture, delle energie, l'healthcare, che oggi è molto importante soprattutto come effetti collaterali della pandemia che stiamo vivendo. Il design è terra di mobili, ma anche di design in assoluto, tecnologie avanzate per il settore dell'aerospazio, della sicurezza, ma anche la cultura e tutto quello che è connesso al turismo. Ecco, questi sono i settori che le Marche presentano al mondo, questa terra di eccellenza. La collaborazione con l'ICE, con il nostro ufficio di Dubai, che tanto collabora e ha collaborato anche in questa circostanza con il governo regionale delle Marche, serve solo e principalmente a sviluppare rapporti e collaborazioni con le imprese, perché noi vogliamo che questi incontri che hanno una loro liturgia di tipo operativa e che naturalmente si dipanano con firme di accordi eccetera, come ha detto prima il segretario generale, dovrà però concretizzarsi con accordi concreti di collaborazioni fra imprese dell'Italia, degli Emirati Arabi e in particolare della
Regione Marche. Noi come ICE siamo, come abitudine, come consuetudine, a disposizione non solo del governo della Regione Marche, delle Camere di Commercio, ma anche degli imprenditori della Marche e degli Emirati per rafforzare questa collaborazione. Ringrazio ancora una volta per avermi invitato e restiamo a vostra disposizione per i seguiti operativi che io invito sin da ora a mettere in campo perché questi accordi poi diventino, come dicevamo prima, realtà concreta. Grazie a tutti. Grazie a lei direttore. Adesso è uno dei momenti più attesi perché voi dovete sapere che le Marche, tra i tanti pregi che hanno, portano anche fortuna. Quando il governatore Acquaroli e la giunta e i dirigenti della regione decisero di prendere come testimonial Roberto Mancini, la situazione del calcio italiano non era così rosea, anzi non era rosea per niente. Venivamo da momenti di grande buio, partecipazioni mancate ai campionati mondiali, e Roberto Mancini, che è nato a Jesi, quindi marchigiano doc, decise di accettare molto volentieri la proposta del governatore Acquaroli per diventare testimonial delle Marche, e le Marche ricambiarono portandogli così tanta fortuna che, come sapete, e questo lo sanno proprio tutti, l'Italia divenne campione d'Europa dopo tantissimi anni. L'ultima volta era stata nel 1968. Io dovrei avere Roberto in collegamento. Buongiorno Roberto. Ci senti? Buongiorno a tutti. Buongiorno, io non ho bisogno di, ovviamente qui a Dubai tu sei di casa, quindi non ho bisogno di presentarti. Ti lascio invece la parola perché tu possa raccontarci il tuo rapporto, non soltanto con le Marche, è un rapporto, diciamo, di una persona che c'è nata, ma insomma in qualche modo come tu sei riuscito straordinariamente a portare in alto la nazionale di calcio e le Marche insieme. Grazie. Buongiorno e vorrei mandare un saluto a tutti gli amici degli Emirati Arabi, di Dubai, di Abu Dhabi. Come ho detto, io sono di casa negli Emirati perché è un posto straordinario, un po' come le nostre Marche. E niente, ha detto giusto, diciamo che siamo portati fortuna a vicenda. Le Marche hanno portato fortuna a me per il campionato d'Europa, io ho portato fortuna alle Marche, però credo che insomma le Marche non abbiano neanche tanto bisogno di fortuna, perché Marche è una regione straordinaria, conosciuta in tutto il mondo per tutto quello che ha, e non a caso è l'unica regione al plurale. Questo cioè significa che ha tutto, che ha mare, montagna, collina, campagna, e quindi io penso, avendo girato il mondo, penso che le Marche veramente sia uno dei posti più belli, più affascinanti per tantissimi motivi. Quindi mi fa molto piacere essere qua, essere il testimone delle Marche. Chiaramente è molto più facile parlare delle Marche che fare la formazione della nazionale, questo sicuramente. Specie di questi tempi. No, vabbè. Sono momenti anche un po' particolari a volte, quindi, però devo dire che io ci sono cresciuto, ci sono nato. La mia famiglia nelle Marche, ci torno sempre spesso e volentieri perché è un posto dove si vive bene, dove si mangia bene, dove si può veramente vedere qualsiasi bellezza. Quindi insomma, ripeto, mi fa molto piacere essere qua e parlare della mia regione. Va bene Roberto, non ti tratteniamo oltre, sappiamo che tra poco più di un mese c'è un appuntamento molto delicato. Sì, lo so. Molto delicato. Ti mandiamo un abbraccio e ci sentiamo dopo. Grazie, a dopo. Grazie. A questo punto vedo che Mancini, come al solito, genera interesse, e a questo punto io vorrei chiamare qui sul palco con me Sua Eccellenza il Sultano Al-Mansouri, l'ex ministro dell'economia.
che Camin, per un saluto buongiorno e benvenuto a Dubai. Buongiorno, benvenuti a Dubai. Il mio italiano non è il massimo. Parlerò in inglese. Non pensavo di dover fare un discorso, sono molto contento di essere qui, buongiorno a tutti e sono molto orgoglioso anche delle relazioni che abbiamo con la regione Marche. È veramente una storia di successo, di costruire delle relazioni di successo tra gli Emirati Arabi Uniti e la regione Marche, che ha veramente portato una storia veramente di successo tra i nostri due paesi. Abbiamo veramente capito il potenziale della regione Marche. E questo è quello che vediamo oggi, l'impegno della regione Marche, specialmente del comitato di quanto riguarda le imprese, è cruciale qui per Dubai. Abbiamo le eccellenze qui anche della Camera di Commercio di Dubai e anche l'impegno della regione degli Emirati Arabi Uniti, della nazione degli Emirati Arabi Uniti, è essenziale per portare credito a tutti voi qui. Quindi abbiamo il governo e la regione Marche che hanno lavorato duramente. Io spero che state capendo quello che dico, se c'è la traduzione. La prossima volta parlerò in italiano, non vi preoccupate. Quindi penso che dopo la pandemia abbiamo ancora delle sfide che dobbiamo affrontare, dobbiamo pianificare insieme, creare strategie in aree per trovare soluzioni comuni. In particolare per Dubai, perché è una città che si basa sull'innovazione e sulla tecnologia, ma dobbiamo anche costruire relazioni umane tra i nostri due paesi, gli Emirati Arabi Uniti e Dubai e la regione Marche. Quindi grazie ancora una volta per il vostro invito e vi auguro buon lavoro di proseguimento. Grazie. Mirko, credo che tu debba salire qui con me. Come avete capito, di questa giornata straordinaria sta per avvenire l'atto che tutti aspettiamo. Credo che tu debba chiamare con te il... Sì, mi dicevano che appunto il rappresentante, il presidente della Camera di Commercio, no? Buomin. Sì, invito il... Se vuoi dire delle cose prima, naturalmente. Ovviamente questo momento per noi è molto importante, come dicevamo prima al Mansouri e come ci auspichiamo, insomma è la firma che oggi facciamo con la Camera di Commercio di Dubai è un atto formale per riprendere l'amicizia che, come ha ricordato ora al Mansouri, è profonda ed è da tanti anni ci lega questa terra. Il nostro auspicio è quello che questo accordo possa far nascere delle relazioni, uno sviluppo per le nostre imprese e anche una collaborazione e un'attrazione di investimenti. Ho raccolto la sfida che mi aveva già indicato al Mansouri nella indicazione dell'attenzione verso la ricerca, l'innovazione, le tecnologie, il trasferimento tecnologico, ma soprattutto verso un interesse che è sempre più forte per le start-up innovative, per tutto ciò che può essere innovativo e invenzione. Quindi quello che noi ci prefissiamo con questo accordo è di riuscire a mettere in campo il meglio che le Marche sanno fare attraverso anche le università, attraverso le imprese più innovative e iniziare una relazione, uno scambio che possa essere di reciproca soddisfazione. Quindi grazie per questa disponibilità e procederei all'accordo, sì. e poi all'apertura della mostra. Assolutamente, se mi aprite il microfono. Volevamo intanto salutare il Presidente della Camera di Commercio, uomo che sale qui con noi. Dopo. Perfetto. Sì, Buomin. Con cui che sarà il protagonista di questo accordo storico tra le Marche Dubai
please. If you want talk about speech. Well, buongiorno a tutti, benvenuti a Dubai. Penso che molto è già stato detto, quindi vorrei ancora dire che veramente apprezziamo questo accordo e spero che riusciremo a fare molto. Guardiamo a collaborazioni ancora più forti e di avere sempre più business qui a Dubai della regione di Marche e poter collaborare sempre in modo più stretto con le imprese dall'Italia, ma anche in particolar modo dalla regione Marche. La nostra collaborazione tra le nostre Camere di Commercio faciliteranno il lavoro. Grazie mille ancora una volta e buoni lavori. Quindi siamo arrivati al momento più importante, il momento che diciamo oggi tutti attendevamo, il momento della sigla di questo accordo. Come dicevamo prima, è uno di quei casi appunto in cui la forma diventa sostanza e ringraziamo Dubai. Successivamente andiamo di là a una riunione riservata. Vabbè, questo però se mi annulla. Mi accendete il microfono, ok. Dovremmo esserci. Allora, come si dice, 3, 2, 1, go. Guardate per la foto, Mirko, alza lo sguardo. Mirko. Allora, posso. Non proprio. Come cambia il mondo? Una volta si facevano le firme sui pezzi di carta, adesso ormai sui tablet. Ci siamo. Grazie a tutti. Ci siamo? Ci siamo, datevi la mano, forse. Grazie mille. Mirko, non ti hanno preso quando hai dato la mano, rifate la foto mentre vi date la mano. Signori, le Marche, Dubai, per una lunga e duratura alleanza. A proposito di questo, congediamo le delegazioni della Camera di Commercio di Dubai, della Regione e della Camera di Commercio di Ancona e vorrei innanzitutto ringraziarti per essere stato qua nostro ospite, il nostro moderatore, ma soprattutto invitare tutti i nostri ospiti a visitare la mostra fotografica proprio dal titolo Dubai e Marche nel segno di un'antica e forte amicizia, proprio una dimostrazione di una profonda amicizia e collaborazione instaurata nel 2005 e suggellata con la realizzazione di 3 Endurance Lifestyle proprio nella nostra regione, dove tra l'altro l'emiro di Dubai, lo Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ci ha onorato della sua presenza. Quindi invito tutti i nostri ospiti a visitare questa splendida mostra fotografica. Noi però proseguiamo, perché appunto dicevo che le 3 delegazioni si ritireranno per un incontro trilaterale
reale operativo per gettare e mettere a terra gli obiettivi dei prossimi mesi, ma la nostra cerimonia va avanti, quindi se vuoi stare con me mi fa piacere. E proseguiamo con un altro importantissimo forum dal titolo Bellezza e Sostenibilità, bellezza sinonimo anche della Regione Marche. Assolutamente. E quindi vorrei richiamare in causa con grande piacere l'assessore al turismo, nostro presidente, il presidente della Regione Marche, che dovrebbe essere qui collegato. Secondo me se lasciamo 30 secondi per decantare la situazione è meglio. Ma se si collega magari facciamo anche una foto con il presidente alle spalle. Francesco, tutto bene? Buongiorno, ben ritrovato. Hai visto che bella cosa che abbiamo fatto? Bellissimo, salutatemi tutti. E c'è grande emozione qui che ti volevamo trasmettere, perché è un momento particolare, di fronte in qualche modo, no? Alla più grande manifestazione mondiale. Tanto che, come senti in sottofondo, le voci sono proprio dei partecipanti alla giornata, che continuano a discutere in maniera animata, quindi vuol dire che le Marche generano interesse. Questo insomma te lo vogliamo trasmettere affinché tu possa essere soddisfatto anche del lavoro che si sta facendo per rendere le Marche una regione ancora più attraente e attrattiva rispetto a quello che già è. Forse possiamo chiedere a tutti di, se è possibile, tornare ai posti, perché così continuiamo, se no finiamo stanotte. Eccoci qua. Sì, naturalmente stanno visitando questa mostra perché è davvero splendida e suggella quella che è stata appunto una stretta collaborazione che la Regione sta riprendendo e rilanciando. Fanno tutti le foto, Francesco, manchi solo tu praticamente. Le foto le fanno tutti. Va bene, aspettiamo 30 secondi. Un bel momento. Esattamente, però è giusto comunque anche continuare con il programma, con i lavori della giornata, perché la cerimonia istituzionale richiede anche questo. E quindi vorrei veramente passare la parola al nostro presidente per dare avvio al forum appunto Bellezza e Sostenibilità. Presidente. Lascio la parola, Francesco. Possiamo continuare così? A me va bene, continuiamo così come vuoi. Dico, possiamo continuare così? Sono qua, anche perché se Roberto vuoi che ci parlo io. Innanzitutto, buongiorno di nuovo. Il forum Bellezza e Sostenibilità, l'apertura del forum Bellezza e Sostenibilità non può che partire dal ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questo straordinario evento e hanno lavorato affinché in questo straordinario contesto, un contesto importantissimo, come dicevi tu Giancarlo, sicuramente la nostra regione potesse avere un ruolo da protagonista. Le Marche stanno costruendo un ponte verso l'Europa, verso il mondo, per rappresentare la sua straordinaria bellezza. Una bellezza che parte da lontano, che parte da e che offre una variegata enorme opportunità di incontro per tutti. C'era Bugnaloni, te lo volevo far vedere, capito? Stava dietro di te, c'era Bugnaloni. La nostra regione è una regione, non so se riuscite a sentirmi. Sì, presidente, la sentiamo bene. La nostra regione è una regione che può essere protagonista anche al di là, dal punto di vista turistico, della stagione estiva, anzi ha le sue straordinarie capacità di poter essere attrattiva soprattutto nella destagionalizzazione, dove, come dicevo prima, c'è un grande margine di crescita e un grande margine di realizzare progetti interessanti. La nostra è la regione della cultura, Raffaello, Rossini, Leopardi. La nostra è la regione della spiritualità, con
il santuario di Loreto, la nostra è la regione dove nella destagionalizzazione si trova sempre giorno dopo giorno delle grandi opportunità in un paesaggio armonioso e assolutamente sempre da scoprire come quello del nostro territorio, dove ogni stagione viene scandita da un ambiente che è sempre attrattivo e sempre diciamo anche in grado di trasmettere fortissime emozioni. In tutto questo contesto si inserisce la capacità dell'impresa marchigiana di poter rappresentare anche oltre al paesaggio, alla cultura e alla naturale dotazione di cui noi possiamo godere, una straordinaria forza nei centri storici, nell'agricoltura, nelle filiere, si è sprigionato, siamo stati in grado di costruire veramente qualcosa di straordinario. Allora, qui la nostra regione incontra delle opportunità, perché conoscere le Marche non significa solo conoscere e vivere un'esperienza dal punto di vista naturalistico e ambientale, non significa solo incontrare cultura, storia, arte e poter godere di un ambiente accogliente e armonioso, ma conoscere le Marche significa conoscere anche le nostre tradizioni, poter vivere in maniera approfondita la nostra capacità imprenditoriale nel manifatturiero, nell'artigianato artistico, che è una punta di diamante delle nostre eccellenze. E non può essere diversamente. Io a volte faccio il paragone tra i nostri concittadini illustri che hanno fatto la nostra regione grande, rendendola conosciuta in tutto il mondo, Raffaello, Rossini, Leopardi, dicevo che non può essere evidentemente una casualità se poi in questo territorio manifattura riesce a raggiungere riescono anche essi a raggiungere risultati indiscutibili. Ecco, allora nelle Marche riuscire a conoscere le Marche, vivere le Marche è qualcosa che ti porta in una dimensione assolutamente bella a 360 gradi tutti i giorni dell'anno. Questo è difficilmente rappresentabile per la dimensione e per la difficoltà a raggiungerci. Stiamo lavorando per destagionalizzare anche con la continuità territoriale, stiamo lavorando per cercare di superare questo gap infrastrutturale, perché riteniamo che la nostra terra possa essere una terra che può fare il valore aggiunto anche per tutto il paese. E crediamo in questo progetto talmente tanto perché vediamo anche i risultati che ci sono stati, seppur condizionati fortemente dalla pandemia nella scorsa stagione. La nostra regione è una regione che purtroppo non ha un grande attrattore, non ha quella città, quel monumento che da solo può garantire presenze di migliaia e migliaia di persone, di milioni di persone, però è una regione che nel suo sistema ambientale e per il suo sistema imprenditoriale e per tutte quelle caratteristiche che ho cercato di riassumere è un grande attrattore se vissuta in maniera a 360 gradi tutta insieme. Per fare questo dobbiamo fare squadra, perché vendere lasciatemelo utilizzare un prodotto come le Marche significa riuscire a portare l'interlocutore, il turista in un circuito, e in questo circuito riuscire anche a mostrargli le tantissime sfaccettature della nostra bellezza. E per fare questo occorre la capacità di relazioni tra le istituzioni, con i territori, con la Camera di Commercio, con le università, perché credo che poi nel nostro territorio, che è un territorio con tutte queste particolarità, ma anche con delle difficoltà che ho citato prima, che sono soprattutto quelle infrastrutturali, la capacità
protagonisti è data proprio nella necessità di raggiungere una piena conoscenza di tutte le opportunità che esso sprigiona, e che la piena conoscenza delle opportunità viene ad essere possibile solo con la grande convergenza e dello sforzo di tutti verso la direzione che noi auspichiamo, che è quella della crescita economica e della crescita sociale. Il turismo, e chiudo, vado verso la chiusura, può essere l'opportunità che fa la differenza. Perché il turismo è vendere quello che noi abbiamo, quello che noi siamo, la nostra tradizione, le nostre eccellenze, la nostra storia, la nostra cultura, ma è anche vendere quello che noi riusciamo a trasmettere di noi. E sotto questo punto di vista la nostra regione ha tanto, come dicevo nell'introduzione precedente, da poter fare, perché è stato finora un territorio sfruttato più per la sua manifattura, per la sua agricoltura, per la sua artigianalità, e poco per la sua capacità di crescita, di penetrazione dei mercati internazionali dal punto di vista turistico. Noi abbiamo avuto generazioni di imprenditori che si sono molto concentrati nella loro azienda, ma poco hanno contribuito fin negli anni 80, negli anni 90, a far conoscere la nostra regione per le sue bellezze, tant'è che anche in Italia a volte si rimane stupiti perché nei mercati, appunto, cittadini di prossimità non conoscono bellezze straordinarie di cui noi possiamo vedere, che possono essere quelle del Parco del Conero o del San Bartolo, piuttosto che le nostre riviere, ma anche tante delle nostre eccellenze culturali. Ecco, allora sotto questo punto di vista credo che Expo, che l'apertura di un dialogo con gli emigrati arabi e le sfide che ci stiamo cercando di prefiggere sono un'opportunità, uno stimolo e anche un ulteriore passo avanti su cui dirigerci velocemente per far sì che il gap che purtroppo si è accumulato in tanti anni venga superato, e per dare anche delle risposte immediate ai tanti imprenditori e ai territori che sono pronti ad accogliere turisti e opportunità. Grazie e buon proseguimento. Grazie Francesco. Grazie Presidente, grazie per le sue parole ricche di impegno, di sentimento. Diceva appunto fare squadra, e devo dire, anzi vorrei riportare i complimenti che sono stati fatti proprio ieri dal Commissariato Generale dell'Italia a Expo 2020 Dubai, perché ci è stato riferito che la Regione Marche è stata l'unica ad aver veramente fatto squadra e ad aver fatto sistema. È stata l'unica regione in Italia ad aver portato qui all'Expo tutte le realtà economiche, quelle affermate, le start-up, fino ad arrivare al mondo accademico. Lo scopriremo, insomma, strada facendo, però veramente riporto al Presidente e a tutti gli ospiti qui presenti i complimenti ricevuti proprio dal Commissario Generale dell'Italia e Expo 2020 Dubai. E prosegue e si rafforza la collaborazione strategica ed operativa con la Camera di Commercio delle Marche. Abbiamo prima ascoltato le parole del Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, ma è qui presente in loco in rappresentanza il componente di giunta della Camera di Commercio delle Marche con delega al turismo. Accogliamolo con un grande applauso, dottor Massimiliano Polacco. Benvenuto Massimiliano, prego, il podio è tutto per lei. Siedi qua, Silvio, siediti. Faccio, mi metto là. Scusa, passo davanti, Massimiliano. Sì, un grazie a tutti voi, un grazie a chi è venuto in questa splendida terra che ci ha dato molta dimostrazione di come si può fare turismo e come si può costruire un prodotto turistico. Ringrazio innanzitutto un sistema che si è creato, un tavolo che vuol dire un'economia, il Presidente della Regione Francesco Acquaroli e il mio presidente Gino Sabatini, che vuol dire che un sistema economico insieme all'istituzione Regione Marche vuole costruire un progetto di rilancio economico, di sviluppo, e in questo caso parliamo di turismo. Non parlerò di tutto quello che è la nostra bellezza del nostro territorio.
ne ha parlato in maniera egregia il presidente Acquaroli, ne ha parlato in maniera dettagliata, parlando di parchi, parlando di tutto quello che abbiamo, ma parlerò in parte di quello che sono le nostre imprenditorialità e di quello che stanno facendo e quello che insieme alle istituzioni, Camera di Commercio, Regione Marche e associazioni di categoria del settore stanno facendo un grandissimo lavoro. Innanzitutto una cosa che ci tengo a dire, che la Regione Marche non solo è prima su tante attività di primo ordine dell'attività produttiva, ma anche dell'enogastronomia. Ci sono 8 chef stellati nel nostro territorio, vuol dire che c'è una grande produzione di ingegneria, ma soprattutto di idee, perché ormai la cucina sono una fucina, come si dice, di idee, e noi siamo al top a livello nazionale e ormai è da tutti acclarato. Abbiamo i nostri grandi, partendo da Uliassi a Cedroni, ma avendo quest'anno il territorio del Fermano 2 nuovi stellati. Vuol dire che il nostro territorio sta crescendo nella gastronomia, sia nell'eccellenza, e riprendo la parola eccellenza che oggi voglio riportare più volte, perché è stato è bellissimo vedere finalmente sotto Regione Marche la parola eccellenza, perché è quello che noi dobbiamo valorizzare e portare in giro per il mondo. Dall'altra sicuramente il prodotto primario che porta i nostri chef a questa evoluzione della propria capacità di produrre eccezionali piatti. Dall'altra le tollerie. I nostri albergatori sono albergatori che nascono negli anni 60 nel boom economico, nello sviluppo, nel litorale, sviluppando tutte le coste. Stanno crescendo, ma soprattutto si stanno ristrutturando in un nuovo modo di fare impresa, e cioè andare verso la qualità, distanziandoci dai territori vicini che invece sono rimasti su un certo tipologia di turismo. Noi vogliamo portare i nostri imprenditori a un livello diverso, di alta qualità e di alta specializzazione, affiancandolo pertanto all'enogastronomia, che ormai, come dicevamo, è diventata l'eccellenza italiana. Questo sicuramente sarà il punto di partenza del rilancio economico del nostro territorio dal punto di vista turistico. Come farlo? Farlo sviluppando nell'entroterra, e questo l'abbiamo fatto negli ultimi 7-8 anni, sviluppando nelle nostre colline un turismo non impattante. Il country house vuol dire 700 imprese che nelle colline delle Marche si sono inquadrate in una situazione di armonia e di qualità, perché tutte queste strutture, che di solito non superano le 11 camere, sono tutte con alti servizi di qualità, con spa, con attività enogastronomiche interessanti, importanti, dando valore al prodotto del territorio. Questo è il punto di diamante dell'imprenditoria. Cosa sta facendo la Camera di Commercio e la Regione Marche insieme alle associazioni? Stanno facendo un grosso lavoro perché, come diceva prima il Presidente Acquaroli, il nostro territorio non è così conosciuto. Una volta conosciuto, le persone rimangono e portano amici e portano. Ma come farle? Come far conoscere? Far conoscere in un nuovo sistema, che è il sistema dell'internazionalizzazione digitale. Questo è il progetto importante che stiamo portando avanti. Abbiamo fatto un check-up, che dobbiamo presentare i risultati, non svelerò i risultati, un check-up su tutte le imprese delle Marche, sono circa 800 strutture alberghiere, e capire quale era la loro forza nei confronti del digitale, cioè della presentazione del proprio prodotto e del prodotto Marche fuori del nostro territorio, e dall'altro vedere come lavorano con i social, che sicuramente sono diventato uno degli elementi di promozione più forti per quanto riguarda il turismo. Bene, su 800 imprese ne abbiamo testate poco meno di 100, pertanto un panel importante che ha dato risultati straordinari da un certo punto, e ha fatto vedere i punti che dobbiamo ancora lavorare per farlo crescere.
A fianco a questo stiamo lavorando fortemente, perché parta prima della stagione, una piattaforma. Abbiamo parlato di eccellenza, abbiamo parlato di tutto quello che è, dalla cultura ai musei, a tutto, ai parchi, alle possibilità di vivere da noi un'esperienza. Dubai, ripeto, ci ha dato quell'idea di dire come far vedere un'esperienza e come far vivere un'esperienza. Bene, questa grande piattaforma che stiamo ormai è arrivata quasi alla conclusione, è una piattaforma che dà la possibilità, prima di venire nel nostro territorio, di scegliersi la sua esperienza e le sue esperienze. Pertanto tutto quello che per tanto tempo col Presidente Accuoli abbiamo parlato, cioè di come far conoscere al meglio col digitale, pertanto vederlo in distanza e poi sceglierlo, e a questo punto riuscire a vendere tutto, dall'esperienza culturale all'esperienza dei mestieri, all'esperienza chiaramente gastronomica, ma enogastronomica. Il nostro vicepresidente sta puntando moltissimo sull'enogastronomia e particolarmente sul vino. Fare viaggi sulle cantine, fare viaggi nelle nostre colline, fare e far conoscere i nostri sibillini bellissimi con guide al top, chiaramente preparatissime. Siamo pronti pertanto per presentare le nostre marche all'estero. Questa è l'idea di entrare in una internazionalizzazione digitale molto forte, per far sì che finalmente le nostre marche vengano conosciute all'estero per tutta la loro bellezza, per tutto il loro sviluppo. Per quanto riguarda la sostenibilità, è uno dei punti chiaramente di forza del nostro territorio. Molte strutture e molte zone turistiche sono in zona parchi, dove all'interno si lavora per far sì che anche un ambiente l'ambiente del cliente, del turista, vada a contatto non soltanto con la natura ma con la sostenibilità. Abbiamo fatto dei progetti 2 anni fa in cui i clienti potevano vivere il mare e vivere le esperienze con esperti marini che li portavano a far conoscere tutto quello che è la sostenibilità. Questi progetti si sono fermati per 2 anni, ripartiranno quest'anno, ripartiranno con un grande progetto di conoscenza e acculturamento, perché le persone che vengono in vacanze non vengono solo per fare una vacanza di relax, che le Marche sono sicuramente al top, ma vengono per fare un'esperienza e sviluppare una loro, chiaramente, conoscenza che possono poi trasmettere agli altri. Un grazie e siamo pronti, pertanto Dubai credo che sia il momento d'oro per lanciare questa nuova digitalizzazione del turismo marchigiano. Grazie a tutti. Grazie Massimiliano. Grazie dottor Polacco. E prima Giancarlo lo avevi anticipato che lo avremmo ritrovato, quindi vorrei un attimo riprendere il collegamento con Roberto Mancini. Non poteva di certo mancare il testimonial d'eccezione della nostra regione oggi qui all'apertura della giornata delle Marche, che dà avvio alla settimana interamente dedicata alla nostra splendida regione. Eccolo qua, ben trovato Roberto. Grazie di nuovo per essere qua. Diciamo, ci ha fatto sognare quest'estate, lo dicevi, ci ha fatto salire sul gradino più alto d'Europa, facendo anche un po' da trampolino di lancio per la nostra regione, ma ora vogliamo godercelo mentre passeggia nelle nostre meravigliose terre, e quindi godiamoci Roberto Mancini nella nuova campagna promozionale della Regione Marche. Lanciamo il video, chiedo aiuto alla regia, dovrebbe essere pronto. Un testimone, ovviamente, eccolo qua.
Eccola qua, l'emozione continua, Roberto, perché le Marche sono sempre pronte a farci emozionare. Eccoci qua, è sparito un attimo, si è forse emozionato e quindi si sono emozionati i nostri registi, perché insomma veramente abbiamo goduto delle nostre meraviglie, delle nostre bellezze, e quindi una volta che riprendiamo il collegamento naturalmente facciamo delle piccole domande, delle brevi domande, un'intervista insomma così quasi informale, chiamiamola, con il nostro CT, che veramente con una grande disponibilità e cordialità si manifesta sempre molto disponibile per questi appuntamenti. Eccoci qua, ben ritrovato Roberto, ci senti? No. Noi non sentiamo te, tu mi sa che senti noi. Adesso un attimino, che è il bello della diretta, come si suol dire. Io sento. Ok, adesso ti sentiamo anche tu, anche noi. E allora, prima insomma Giancarlo ti ha fatto alcune domande, ma vorrei io un po' fare la parte istituzionale, nel senso che conosciamo tanto di te a livello professionale, ma a livello personale diciamo ci sorge spontanea una curiosità, cioè che cos'è che ti appassiona di più della tua terra, della nostra terra? Se ci devi dare qualche suggerimento. Ma come ho detto prima, noi abbiamo la fortuna veramente di avere tante cose belle. A me appassiona il fatto che ogni volta si può scoprire qualcosa di nuovo. Quando io torno alle Marche, comunque, nonostante io ci sia nato, riesco a trovare sempre qualcosa di bello e di nuovo, il cibo che si può vivere tranquillamente, insomma è una regione fantastica, e credo che il binomio con Dubai sia molto bello e importante. Sì, poi le Marche insomma sono la regione che detiene la longevità più alta d'Europa, perché insomma possiamo avere una speranza di vita di 85 anni, quindi se è così abbiamo ancora tanti anni per poterla vedere allenatore della nazionale. Vabbè. Beh, no, beh, insomma fino a 85 anni mi sembra un po' esagerato, però credo che insomma si viva così a lungo proprio per quello che ho detto, perché ho un posto dove si vive bene, con tranquillità, dove il cibo è buono, e quindi insomma io credo che tutte queste cose messe assieme fanno sì che poi si riesca a vivere più a lungo, questo è certo. E in effetti tanti paragonano poi la nostra regione alla Toscana, lei pensa che sia un... lei, tu, ogni tanto mi sbaglio, ho un po' di emozione, sì. Pensi che possa essere un accostamento realistico questo? Beh, si assomigliano, sicuramente la Toscana è più conosciuta, ma credo che noi avremo tempo di farci conoscere bene, perché anche come ha detto il presidente Acquaroli, insomma stiamo migliorando molto rispetto a tanti anni fa, e quindi credo che nel prossimo futuro le Marche saranno veramente conosciute tutto il mondo. Esatto, non so se Giancarlo vuole aggiungere qualcosa. Innanzitutto volevo come tutti augurargli un grande in bocca al lupo, perché sappiamo che il prossimo mese ci sarà un appuntamento, come dicono dalle mie parti, un filo delicato, no? Un appuntamento che fa un po' da spartiacque, penso anche nella tua gestione, che è stata meravigliosa e straordinaria e che lo resterà a prescindere, ma certo insomma l'appuntamento di fine marzo è un appuntamento molto delicato, e su questo ti volevo chiedere non tanto se sei preoccupato, perché immagino che tu sia semplicemente impegnato con tutte le tue forze a costruire un progetto e una squadra che possa portarci ai mondiali, ma credi che questo fatto, questo evento, quanto possa incidere all'interno della tua esperienza professionale come CT Azzurro? Beh, diciamo che ci sono dei momenti a volte nella vita, nel lavoro, che magari sono difficili, però credo che anche la forza di noi marchigiani, di noi italiani, venga fuori proprio in questi momenti. E anche perché vorremmo andare al mondiale per tanti motivi, ma la probabile organizzazione poi prevede anche una settimana, 10 giorni di prima del campionato del mondo lì a Dubai, per
acclimatarci, quindi anche per questo motivo, vedi, siamo, insomma, siamo sempre connessi, certo, con Dubai, e quindi anche perché c'è Mr. Said lì e mando un saluto, e siamo molto amici, quindi insomma, ecco, diciamo che vogliamo andare al mondiale perché è una cosa molto importante, perché avremo la possibilità comunque di vivere un sogno straordinario, e anche la possibilità, perché no, di vincere, quindi insomma sarà faticoso, però insomma, ce la metteremo tutta. E per il motivo più importante di tutti, perché le Marche al mondiale non possono mancare, quindi non può mancare neanche il suo testimonial. No, questo assolutamente, no, 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 assolutamente, noi riusciremo a portare le Marche al mondiale, questo come tutta l'Italia. Bene, io direi che ci siamo, veramente ringraziamo Roberto perché insomma è stata una testimonianza molto qualificata che abbiamo apprezzato moltissimo e che ci fa capire che oltre ad essere un grande CT della nazionale e promoter della regione, è anche un grande stimatore e amante della sua terra, nonché nostra terra, di cui andiamo molto orgogliosi. Quindi Roberto, grazie ancora. In bocca al lupo Roberto, in bocca al lupo davvero. Tutta la sala grazie, ti grazie. Fa il più forte in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Grazie, arrivederci a tutti. Bye bye. Bye bye and thanks again. Grazie ancora. E dicevamo, per proseguire insomma con il forum bellezza e sostenibilità, avevo prima enunciato del fatto che le Marche sono state lodate proprio perché hanno portato veramente tutti i settori all'interno dell'Expo, appunto quello accademico è uno di questo, e in rappresentanza di tutte le illustri università della regione Marche, vorrei chiamare qui il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Urbino, Giorgio Calcagnini. Benvenuto e grazie per essere qua. Grazie, un saluto cordiale alle autorità degli Emirati Arabi, un ringraziamento alla Regione Marche per questo invito che ci fa onore. E un cordiale saluto a tutte le altre autorità, e anche in particolare ai rappresentanti delle associazioni di categoria e agli imprenditori che sono presenti. Permettetemi anche di ringraziare i colleghi che mi hanno fatto questo onore di chiedermi di parlare a nome anche loro. E in effetti ho sentito parlare di eccellenze, sono stati citati ovviamente molti settori, soprattutto del food, del settore manifatturiero, e ovviamente ci tengo a dire che ovviamente il sistema universitario marchigiano nella sua completezza è un'eccellenza. Io penso che il successo economico della nostra regione negli ultimi 50 anni, sugli ultimi anni sono stati un po' problematici, ma per diversi motivi, ma il modello di sviluppo sicuramente si è giovato di avere un sistema della formazione, un sistema della ricerca, soprattutto applicata, di eccellenza. Volevo riprendere lo slogan anche, no, la bellezza unisce le persone. Permettetemi di dire che anche la formazione, l'educazione, la ricerca è un modo per unire le persone, come vedremo da alcune slide che abbiamo presentato, abbiamo messo insieme, per farvi capire anche che la regione, il sistema universitario regionale è un fattore di attrazione di studenti che cercano formazione di eccellenza. Quindi, c'è il telecomando per le slide. Questo, Ok. Ecco, quindi volevo sottolineare un po' questo aspetto perché sintetizza un po' il nostro sistema, no? Quindi la capacità di tenere uniti, tra l'altro è un sistema, adesso non ci avremo tempo di andare in dettaglio, ma è un sistema dove ci sono fortissime complementarietà tra gli Atenei, quindi ci sono sovrapposizioni ovviamente perché sono stratificazioni del passato, però anche nei casi dove ci sono sovrapposizioni ci sono sfumature diverse, ci sono profili di formazione leggermente diversi, quindi nel complesso è un sistema che funziona, regge
e vedremo da alcuni numeri anche che ha capacità attrattive. Vado molto velocemente, ovviamente molti conoscono la nostra regione, qui abbiamo messo in evidenza dove sono, vedete anche territorialmente c'è una distribuzione abbastanza equilibrata del sistema formativo, e in quest'altra slide abbiamo riportato anche le sedi cosiddette periferiche, che non sono periferiche ma sono distribuite ancora maggiormente nel territorio, vanno a coprire realtà importanti che non avevano presenza di sedi universitarie storicamente, insomma. Brevemente la nostra offerta formativa, vedete ci sono 73 corsi di laurea triennali e ci sono ben 78 corsi di laurea magistrale, quindi anche questo ci dà un'idea della ricchezza di quello che è l'approfondimento nella formazione, perché appunto la laurea magistrale ci permette di passare da un livello diciamo più generale a un livello più specializzato, e poi abbiamo ben 24 corsi di dottorato e quindi anche questo ci dà l'idea dell'investimento che il sistema sta facendo dal lato di formare persone che lavoreranno nella ricerca, non necessariamente nel mondo universitario, ma speriamo anche nel mondo imprenditoriale. Ecco, qui vado un po' velocemente, abbiamo organizzato le varie specializzazioni nelle varie aree, umanistica, scientifica, vedete anche ci sono questi indirizzi anche nuovi di ingegneria nell'area green, corsi di laurea in geologia ambientale, gestione del territorio, poi ci sono tutta la parte diciamo delle scienze cosiddette nell'area economica, sociologica, delle scienze sociali e di giurisprudenza. Poi c'è la parte appunto della formazione, della psicologia, e tutta la parte scientifica. Ecco, andiamo, per non perdere troppo tempo, non so se riuscite a vedere i numeri, il sistema universitario nel complesso è significativo, rapportato alla popolazione diciamo siamo più o meno sulla media nazionale. La cosa importante, interessante in questo periodo che si parla appunto di problemi di gap di genere, vedete che molti dei nostri studenti sono donne e questo ci fa molto piacere, anche perché anche personalmente ho esperienza diretta che tra i laureati, i migliori laureati spesso sono donne. Ecco, possiamo fare qualcosa di più per quanto riguarda l'attrazione internazionale, anche qui siamo sulla media nazionale, però ecco, penso che insomma, sarebbe il caso di investire di più sull'attrattività nei confronti di altri paesi. Questo riguarda gli aiuti che i nostri studenti hanno per quanto riguarda gli oneri legati alle tasse, vedete che sono un numero significativo. Devo anche dire che appunto la regione da questo punto di vista in tutti questi anni sta dando un contributo significativo per le borse di studio che permettono anche a studenti fuori sede, cioè quindi sempre, essenzialmente fuori regione, di poter venire a studiare nella nostra regione. Vedete, questa presenza di queste opportunità, questa capacità anche di poter sostenere chi magari non è nelle condizioni economiche di poter venire a studiare nelle Marche, lo si vede in questo dato medio, quindi l'attrattività di studenti da fuori regione è all'incirca mediamente del 40%, che è un dato secondo me molto buono. Per quanto riguarda diciamo, la presenza del nostro sistema universitario nei ranking internazionali, ci troviamo apparentemente in una situazione proprio non di eccellenza, però tenete conto che questi sono dati medi.
ci sono settori specifici nei quali invece siamo anche nei primi 100, siamo collocati nelle prime 100 università del mondo. Ovviamente questo è un dato medio, ma insomma va preso secondo me anche come un dato molto significativo. Un altro dato importante lo vedete da questo risultato, questi sono i dati di Alma Laurea che ogni anno fa un'indagine sulla, diciamo, l'occupabilità dei nostri laureati a 3 anni dalla laurea. Vedete che ci troviamo intorno a un tasso di occupazione del 75%, significativamente superiore a quello medio nazionale di almeno 5 punti. Quello che ho sentito fino adesso, no, di parlare delle Marche come una regione dove si vive bene, si sta bene, lo ritroviamo anche qui. Non ho messo niente, ho messo solo appunto servizi e tempo libero, perché nelle nostre università gli studenti hanno molti servizi e soprattutto hanno una qualità della vita molto elevata. Vedete, spesso parliamo delle nostre università e delle città dove le università sono collegate, sono situate, quest'idea delle città campus. Questo vale ovviamente soprattutto per 3 università, per la loro dimensione più relativa, quindi Camerino, Macerata e Urbino, ma credo, io poi ho studiato ad Ancona, quindi anche in periodi nei quali forse l'università era dimensionalmente minore rispetto ad oggi, ma anche ancora una città dove c'è un livello di accoglienza molto elevato. Quindi è un sistema, ripeto, molto importante e spero che appunto si continui così, lavorando insieme con gli altri colleghi per rendere ancora questo sistema più forte e attrattivo. Grazie. Grazie Rettore per averci offerto questo spaccato sulle università regionali e, come dice il Commissario Generale per l'Italia all'Expo Paolo Glisenti, Dubai è il centro di un mondo che è chiave per il futuro del turismo, e di questo vogliamo parlarne con chi del turismo è un grande esperto, il consigliere del Presidente della Regione Marche per le politiche del turismo, Gianluca Caramanna. Prego, benvenuto Gianluca. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità, e ovviamente ha già detto molto il Presidente, poi parlare dopo il Mister Mancini delle Marche sicuramente non è semplice, però vorrei un attimino raccontarvi quello che stiamo facendo e quello che vorremmo fare. Sicuramente intanto essere qui ad Expo è una grande opportunità per la Regione Marche, perché portare la Regione ad Expo 2020 vuol dire portarla al centro del mondo. In questi giorni stiamo facendo degli incontri all'interno anche di Expo, ma con operatori, e sicuramente è quello che faremo anche nei prossimi giorni. Per noi è importante, ovviamente, come si diceva prima, portare fuori dall'Italia il brand Marche. È quello che stiamo cercando di fare da più di un anno, da quando il Presidente si è insediato. Grazie al Mister Mancini quest'anno abbiamo avuto dei numeri sul mercato interno molto importanti, abbiamo avuto dei numeri molto alti, addirittura superiore al 2019, e ovviamente adesso la grande sfida è quella di destagionalizzare, di poter andare oltre. Le Marche, abbiamo detto, non hanno un grande attrattore, non hanno Roma, non hanno Milano, non hanno Venezia, non hanno Firenze, ma hanno un insieme di cluster, hanno un insieme di modelli di turismo che messi insieme sicuramente racchiudono tutte le eccellenze del nostro paese. Quindi quando si va a descrivere cosa offrono le Marche non è semplice, perché non si sa mai da dove cominciare. Le Marche sono cultura, sicuramente quando si fa un incontro con operatori stranieri si parla di Raffaello, tutti sanno chi è Raffaello, tutti sanno cosa rappresenta, tutti sanno chi è Leopardi. Ultimamente addirittura facendo un incontro con un operatore inglese abbiamo parlato anche di Montessori, perché la Montessori è nata nelle Marche, vicino ad Ancona, un metodo che oggi è riconosciuto in 22.000 scuole in tutto il mondo, una terra di eccellenze. Spesso se ne parla poco, si parla di cultura, si parla di mare, sicuramente nel raggio di pochi chilometri si va dalle montagne innevate alle colline, le colline tanto descritte anche da Leopardi. Questo è il sistema Marche, un sistema che dobbiamo far crescere. Adesso la grande sfida è quella della ripartenza. Purtroppo veniamo da
due anni molto difficili per il mercato del turismo, non soltanto nella Regione Marche ma in tutta Italia. Mettere le Marche all'interno di un circuito turistico italiano è la sfida che vogliamo portare da qui ai prossimi anni, portare il brand Marche fuori dall'Italia, fuori dalla nostra regione, dove quest'anno abbiamo visto numeri importanti anche sullo sport outdoor. Abbiamo visto un ritorno di tantissimi stranieri che hanno scelto la nostra regione per venire a fare sport, per venire comunque anche a visitare le bellezze del nostro entroterra, perché comunque i borghi delle Marche non li ha nessuno, sono borghi bellissimi, d'eccellenza, e oggi dobbiamo mettere a sistema tutta questa nostra offerta. Expo 2020 è un'occasione per portare la regione, per portare le nostre eccellenze, per far capire a tutto il mondo che le Marche esistono, vogliono ripartire e insieme a loro speriamo di ripartire insieme a tutta la nostra economia nazionale, e oggi sicuramente l'accordo che è stato qui siglato ne è sicuramente un esempio. Quindi speriamo di poterci rivedere a breve con numeri sicuramente importanti e con magari anche un modello di turismo italiano che possa fare la differenza nei prossimi anni. Grazie. Grazie. Grazie Gianluca, ci ovviamente aggiungiamo agli auspici, ai buoni auspici proprio detti da Caramanna, e la cerimonia istituzionale inaugurale termina qui. Vorrei ringraziare il mio compagno d'avventura, anzi io sono la tua compagna perché dato tu gli onori di casa, il direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, quindi un applauso al... Grazie a voi, volevo salutare anche i sindaci come noi in trasferta, il sindaco di Fermo che ho visto, Calcinaro. Buongiorno, il sindaco Osimo, Pugnaloni, il sindaco Terenzi, che adesso io ce l'ho il faro davanti ma credo che sia tra noi, è la testimonianza della vicinanza della regione a questo evento che è obiettivamente un evento straordinario, insomma, chi poteva immaginare saremmo arrivati qui. Ci siamo arrivati, ma dobbiamo considerare tutto questo non un punto d'arrivo ovviamente, ma un punto di partenza. Può sembrare una frase retorica, lo è, ma la retorica quando ha la R maiuscola secondo me ha una sua funzione, quindi... L'accordo che abbiamo visto, che è un accordo straordinario, Mancini Testimonial, che è un testimone straordinario, devono essere un punto di partenza e non un punto di arrivo. Io col mio giornale, anche troppo per molti, quotidianamente lo faccio. Lo stimolo, la messa in dubbio, la possibilità di crescere a prescindere da quello che è stato. Io credo che le Marche abbiano questo obiettivo da adesso per i prossimi almeno 20 anni, quello di diventare una regione leader, perché hanno la base per riuscirci e voglio dire anche la cultura per farlo. Quindi vi ringrazio, grazie di questa straordinaria giornata. Naturalmente ringraziamo tutte le autorità regionali, nazionali ed emiratine presenti in videocollegamento e qui ovviamente nel padiglione anfiteatro, e vi invitiamo a non perdere gli appuntamenti di oggi e anche delle prossime giornate, perché sono veramente molto ricchi, intensi ed interessanti, a partire dal prossimo che inizierà alle 12.45 e intitolato Distretto Biologico delle Marche Italian Dialogue, a introdurre e coordinare il tutto il magnifico rettore dell'Università Tecnica delle Marche Gianluca Gregori. Quindi che saluto, 10 minuti ovviamente, anche salutiamo, se siamo dai 100 e ringraziamo. Ciao, grazie a tutti. E naturalmente, esatto, 10 minuti di break e poi buona continuazione con la settimana dedicata alle Marche.